Nico! Non vedo l'ora che finisca il turno. Voglio la mia nonna! Come sta, Mario? No, sta bene. Rico, uccidimi, ti prego. È proprio un bambinone. Ma uno di quelli carini. Oh, Rico, molto interessante. Che cosa ci fa qui, Zeno? Qui è sufficiente. Ha lavorato sull'armamento del Bavarium prima di disertare. Diagnosi affascinante. Bavarium infuso direttamente nella blindatura. La rende immune alle tradizionali armi balistiche, esplosioni, fuoco. Ok, quindi... carri armati invincibili. E la buona notizia? Non so ancora come disattivare lo scudo. Ma questa non è una buona notizia. Beh, sappiamo che molti pezzi di questo carro vengono fabbricati in una raffineria qui vicino. Ok, Dima, andiamo a vedere. Oh, troppo pericoloso. Teo può infiltrarsi in quei sistemi. Oh, no, 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 no. Teo riparerà quel carro e noi lo venderemo. Avere sia il male che la cura potrebbe valere molto di più. Oh, vuoi sviluppare una nuova arma? Allora siamo d'accordo. Noi tre in un gioco al massacro. Ok, noi creiamo un diversivo, tu elimini i rinforzi, poi insieme assaltiamo la raffineria. Sembra un ottimo piano. No, 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 non toccare quello! Divertitevi, pazzi scatenati. Ehi, Rico. Al tuo arrivo troverai un piccolo giocattolo che ti abbiamo lasciato. Creeremo un piccolo diversivo. Tu dovrai eliminare i militari che interverranno. Capito? Rico, ti va di dire al tuo vecchio amico Sheldon cosa succede? Sembra che tu stia innervosendo un sacco di gente. Sheldon, cosa sai di quei bei carri armati di Dirabello? Ne so qualcosa, vecchio mio. Da dove credi che arrivino? Dalla tua vecchia amica, l'agenzia, ovviamente. Ma non era pagato dei bei soldoni per quella roba? E che cos'è la mano nera? Mercenari che lavora per Dirabello, grandi, grossi e spaventosi. Sono carri armati corazzati al Bavarium. Sai come funziona? La mano nera ha stretto un patto con Dirabello. Anche loro si beccano un po' di Bavarium. Si tratta di rapporti complicati, amico.
come vanno le cose? Sono qui. Stiamo arrivando. Il diversivo dovrebbe attirarli fuori all'incirca ora. Geniale. Come previsto. Vediamo cosa sai fare, Rico. Eliminati. Quando credi che ci sarà? Ottimo lavoro, Rico. Ora vai verso il promontorio che dà sulla raffineria. Sarai la nostra vedetta. Questa raffineria di Bavarium, a cosa serve? A estrarre il Bavarium da rocce e metalli. Il risultato è una forma purissima di Bavarium più facile da usare per le armi, ma piuttosto instabile. Ce ne sono molte di raffinerie. Un po'. Sappiamo che il Bavarium usato per fabbricare il carro armato che abbiamo rubato veniva da questa raffineria grazie alle analisi di alcuni minerali contaminati. Isolando le tracce di vari minerali e confrontandole con una mappa geologica di Medici... Grazie, Teo. Ehi, voi due, vi decidete ad arrivare o cosa? Ehi! Non tutti possono volare. Divertiamoci. Colpisci la scatola di controllo. Dovrebbe aprire il cancello. Riesco a vedere la tua faccia compiaciuta da qui. Quale faccia compiaciuta? Ah... Non montarti la testa, Rodriguez. Coprimi. Io inizio il download dei file. Annika, sono nel... Dannazione, un altro file! I dati sono protetti da un sistema di codifica molto avanzato. Ci vorrò un po'. Mi fa piacere che tu sia colpito, ma non dureremo molto qui fuori. Sono quasi. Questi protocolli di sicurezza sono incredibilmente complessi. Non mi interessa. La
avanzata di quello che mi aspettassi. Teo, non mi interessa. Finisce, basta. Sto scaricando i dati. Ancora un attimo. Andiamocene! Piano B, c'è un elicottero a nord nell'hangar. Andate, io vi copro. Stiamo avanzando, Rico! Coprici! Facile da sovraccaricare. Buttaci troppo bavarium e troppo in fretta e salta tutto in aria. Ci muoviamo, Rico! Coprici! Sotto di noi! Eliminali! Lo dici come se non avessi mai fatto niente del genere. Falli fuori, Rico! Thank you.
abilità a infiltrarti, anch'io sono sorpreso. Ehi, attento a come parti, o potrei scordarmi che sei lì sotto e atterrare bruscamente. Della raffineria usate per costruire un prototipo. Potrebbe contrastare il carro. Serve un test. Incontra Teo a queste coordinate. Resterò con Mario. Questo andrà bene. Il nostro guerrigliero! Rico, non c'è dubbio che la tua amica Dima sia un brillante fisico teorico. Ma la struttura di questo dispositivo non reggerà la carica. Questo affare funziona bene. Non l'avete testato in laboratorio con il carro armato? Beh, abbiamo dovuto usare alcuni pezzi del carro per costruirlo, per cui non l'abbiamo potuto testare. Quindi ho perso un carro armato preziosissimo. Spero che ne valga la pena. Ne varrà la pena. Se non esplode uccidendoci tutti. Ti ho sentito. Dima! Di cosa sta parlando? Quest'affare esploderà? Assolutamente no. L'energia verrà dissipata non appena farà il fuoco. Si dissiperà prima quest'affare. Quindi cosa stiamo facendo qui? Test sul campo. Dobbiamo provarlo su carri funzionanti. C'è potenza sufficiente per una sola scarica. Una sola? Basterà. Grazie, Dima. Scusa. Senti, il tuo amico Sheldon è venuto al covo. È un tipo molto pericoloso. Ci ha detto dove trovare un paio di carri bavari. Ma davvero? Che coincidenza. Ultimamente Sheldon è il maestro delle coincidenze. Che vuoi fare? Che scelta abbiamo? A bordo. Resta con noi, Rodriguez. Mi aspetto dei guai.
tuo amico Sheldon ha un sacco di informazioni utili. Ti vuole morto. È fantastico avere qualcuno come lui dalla nostra parte. Sheldon sta dalla parte di Sheldon. Davvero? Allerta, gente! Non possiamo proseguire con tutti questi soldati! Eliminali! Che ne pensi, Rodriguez? Hanno colpito il radiatore del camion. Potrebbe non durare. Potete ripararlo? Non con il tempo che abbiamo. Vediamo fin dove possiamo arrivare. Improvvisare? Mi sembra un buon piano. Allora, da dove credi che venissero quei soldati, Rodriguez? Controllo di routine? Improbabile. Mirano al camion con l'arma a impulsi. Il Ravello è a conoscenza di qualcosa. Di qualcuno? Tenete gli occhi aperti, mi raccomando. C'è qualcosa che non va. Aprirò un varco. Attraverso il ponte. Interrompiamo l'inseguimento. Ottima idea. Credo che questo sia un senso unico. Resta fuori dalla mia linea di tiro.
La strada è libera. In marcia! Vicini? Sì. Attivare il dispositivo. Speriamo bene.
confessare di essere deluso, signor Sheldon. Perché non ne parliamo di fronte a un drink, eh, Sebastiano? Da uomo a uomo. Non mi interessano le chiacchiere, signor Sheldon. Io e lei 20 anni fa abbiamo fatto un patto e lei non sta rispettando i termini. Tutto questo mi delude. Beh, lei e lo zio Sam avete fatto un patto. Io e lei. Noi non avevamo pensato al trattamento riservato all'agente di medici. Non avevamo pensato ai danni a Dima Al-Masri, che era in prestito. Io non avevo pensato a Rico Rodriguez. Finora. Si ricorda il nostro accordo, signor Sheldon? Me lo ricordo, Sebastiano. Davvero? Io sono il governatore di Medici. Lei mi ha promesso un'alleanza con gli Stati Uniti, che poi è stata mandata in fumo da un ragazzo che io ho reso orfano per voi. Un ragazzo che infuria per tutto il paese, rendendomi lo zimbello del mio popolo. Beh, Sebastiano, lei crede che io mi diverta a essere lo zimbello del mio popolo? È stato lei a mostrargli come distruggere i miei carri armati. Occhi in tutta Medici, anche in quella piccola sudicia caverna buia. Non c'è niente che le mie fiamme non possano bruciare, signor Sheldon. Non torni da me. Tutte le unità tornino ai loro posti. Il ribelle è fuggito. Ehi là, amico. Ho appena avuto uno spiacevole incontro con il nostro comune amico Sebastiano di Ravello. Perché non vieni in quella piccola caverna che tutti chiamate covo? Magari una bottiglia di rosso. Ehi, mi fai l'autografo? O mi porti in paracadute con te? Questo. Sì, questo funzionerà. Non preoccuparti, il tuo amico Mario sta meglio, solo non lo sposterei ancora. Sheldon dovrebbe essere qui. Ragazzo, gentile da parte tua a venire. Dov'è il tuo cappello? In poche parole, Di Ravello sa dove siete e sta inviando un grosso esercito a uccidervi. No, chissà com'è successo. Teo. Ma che tesoro! È una straordinaria coincidenza, Sheldon. Ehi, non è come pensi e lo sai bene. Sono qui per dirti che la fiamma purificatrice di Di Ravello sta arrivando. Le forze di Di Ravello presto saranno qui per distruggere l'arma Impulsi e uccidere Dima. Sempre con un piede in due scarpe, Sheldon? Ok, fai di questa informazione ciò che vuoi. Ci vediamo in giro, amico.
due siete pronti per un po' d'azione. Gentile da parte tua, Rico, ma non ho istinti suicidi. Forza, Teo. Non stavolta, Rico. Buona fortuna. Da. Dima, l'arma è pronta? Sì, Teo ha del talento. Ha progettato degli stabilizzatori, non esploderà. Bene, accendila, ci servirà. Qui ci giochiamo il tutto per tutto. Rico, posso combattere? Mario, devi andarci piano. Posso combattere, fratello? Dima è stata con me. Io sto con Dima. Fa attenzione, fratello. Arma impulsi spostata al porto. Protegge meglio il cubo. Bene, state lontani dal dispositivo. Almeno non toccheranno due bersagli con un colpo. Sì, sì, aspetta. Bersagli? Io? Via. Sì, Rico Rodriguez. Non devono distruggere il dispositivo prima che possiamo usarlo. Veicoli militari in avvicinamento, Rico. Alla mitragliatrice, subito! Thank you.
carico. Attivabile a breve. Disattiverà tutti i veicoli. Trattieni i soldati. Rilevo paracadutisti in arrivo. È ora di farla finita. Sei ancora ferito. No, no, no. Mi sento un campione mondiale. Forza, prendiamoli. Escono dalle fottute pareti! Impulso elettromagnetico pronto. I veicoli nemici ora sono... Successo! Ricarico le celle di potenza. Questo dovrebbe darci il tempo di riorganizzare. Ricarica le armi, Rico. Torneranno per quell'arma in corso. Paracadutisti, tirali giù tutti! Thank you.
dovrebbe darci il tempo di riorganizzarci. Ricarica le armi, Rico. Torneranno per quell'arma a impulsi. Rico, paracadutisti, tirali giù tutti! Hanno tirato fuori le corvette! Forse ho ricominciato a combattere troppo presto. No! Questo dovrebbe darci il tempo di riorganizzarci. Ricarica le armi, Rico. Torneranno per quell'arma a impulsi. Rico, paracadutisti, tirali giù tutti! Anche senza di loro, Rico? Frigo e l'altro combattono ancora. Rico, stanno arrivando altri soldati! Non pensavate di potervi divertire senza di noi, vero? Sapevo che non potevate starmi lontani. Volevo soltanto assicurarmi
che l'arma ai pulsi funzionasse. Non mi serve a niente da morto, Rodriguez. Ah, Annika! Benvenuta a Frigo e l'altro, eh? Non essere geloso, Rico, ok? Anche tu sei importante, ma... È la seconda volta che ti salvo le chiappe, Rodriguez. Grazie, Annika. Il dispositivo ha funzionato. Mario... È così tosta, mi piace! Di Ravello sapeva che eravamo qui. Sì, perché è un veggente. No, è stato Sheldon. Sheldon è un veggente? Mario, non mi fido di lui, dobbiamo usarlo. Di a Sheldon che vogliamo attaccare la centrale. Sembra una buona idea. Sì. Getta l'esca. Vediamo se Di Ravello ha bocca. Scout ribelli sono riusciti a esplorare l'interno di Corda Dracon. Risultati interessanti, vieni da me appena puoi. Accidenti, non vedo l'ora che finisca il turno. Rico, le analisi della centrale mostrano un nucleo di bavarium non protetto. Non sembra una costruzione stabile. Beh, non mi pare una cattiva notizia, Dima. E se destabilizzassi il nucleo? Disintegreresti l'intera base. Bene. Mario, hai spifferato i nostri piani a Sheldon, come d'accordo? Avresti dovuto vedermi. Sheldon, Rico voleva che ti dicessi che attaccheremo la centrale. Per dire, eh? Grazie, amico mio. Agente segreto del controspionaggio, Mario Frigo. Di Ravello ci attaccherà con tutta la sua potenza. Una volta respinti i militari, entrerò nella centrale. Tutti pronti? Ci siamo. È così eccitante. Finalmente si passa all'offensiva! Guerra totale, Rico. Facciamolo. Richiesta assistenza dalla pista di decollo di Porto Cavo. Thank you.
convoglio militare è diretto verso Cinta. Se non lo fermiamo, ci saranno centinaia di morti. Sei a tiro del convoglio, Rico. Eliminalo.
turbina di raffreddamento per abbassare lo scudo. Hai aperto il condotto di raffreddamento. Usalo per raggiungere il generatore. Meno. Solo un altro generatore.
Cazzo, sono bravo! Rico, sei lì? Dima ha decifrato i dettagli di volo. Rosa Manuela sta finalmente tornando a Medici! Si dirige verso il nuovo avamposto ribelle, all'ombra della montagna. Ma se lo sappiamo noi, lo sa anche Sheldon. Allora le servirà una scorta. Se lo dici tu, Rico, sono carico e pronto. Vediamoci sulla pista di decollo.